Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Alla fine del Vangelo di Matteo abbiamo Gesù risorto che gli dà la grande missione, l'abbiamo ascoltato anche nel Vangelo di Marco di alcune settimane fa. E in questa grande missione c'è questo compito: andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli, è sempre il battesimo il segno di questa comunicazione, di questa unione, di questo dono di vita, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, non è solo una formula battesimale, è il nome di Dio che Gesù ci ha rivelato. Gesù ci ha raccontato che Dio, come dice Sant'Agostino, è unico, ma non è solo. Dio è comunione, è relazione. Dio si chiama Padre, Dio si chiama Figlio. Due nomi bellissimi e che dicono relazione. Uno è Padre proprio perché ha generato qualcun altro. Uno è Figlio perché è stato generato e nato da qualcuno. Lo Spirito dice, ecco, la vita, come dicevamo domenica scorsa, la vita di Dio, cioè l'amore stesso di Dio, come dice Agostino, l'amante, il Padre, l'amato, il Figlio, perché Dio non è solo amore che dona, ma anche amore che si riceve, e l'amore, l'amante, l'amato, l'amore, lo Spirito, cioè l'amore che circola, che si scambia fra i due. Quindi queste relazioni in Dio costituiscono il mistero meraviglioso della Santissima Trinità, che non è, che è una parola che abbiamo inventato noi, perché non c'è scritto nella Bibbia la Trinità, però la Scrittura, il Vangelo, ci ha rivelato un Dio che è famiglia, un Dio che è amore, che è dono reciproco. Ecco, e allora noi possiamo capire anche chi siamo. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, no? Dice il libro della Genesi. Maschio e femmina, a sua immagine li creò, maschio e femmina li creò. Cioè proprio non è tanto l'uomo da solo, la donna da sola, l'immagine di Dio. Dio non ha neanche il corpo. Che cos'è? Qual è l'immagine di Dio? È la loro relazione, è la relazione d'amore della prima coppia che è l'immagine di Dio, è ogni relazione d'amore che è l'immagine di Dio. Nel momento in cui le nostre relazioni si costituiscono, si costruiscono in un amore autentico, quello diventa l'immagine, cioè la presenza di Dio. Lo cantiamo anche da sempre, no? Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Dove ci sono relazioni belle, anche se faticose magari, anche se ricostruite, anche se rinnovate dal perdono, e anche, diciamo, per ogni relazione, come dice Papa Francesco, ogni relazione è un lavoro artigianale, cioè ha bisogno veramente di continui ritocchi, no? di continui aggiustamenti, di essere costruita come un fiore prezioso che va innaffiato, che va curato ogni giorno. Ecco, ma se viviamo le nostre relazioni così, la nostra relazione di amore diventa un'immagine di Dio. Non è tanto un mistero da capire, ma è una realtà bella da vivere, e Dio, dentro questo circolo d'amore, dentro la sua famiglia, ha chiamato tutti noi. Non è una torre d'avorio in cui Dio se la canta e se la suona, diremmo noi, ma è invece un abbraccio in cui Dio ci ha chiamati a far parte.